Benvenuti o bentornati sul giornale della bellezza.it. Oggi vi parlo di alcune referenze della Mystic Collection di Nabla Cosmetics che ho acquistato qualche settimana fa. È precisamente dei due nuovi rossetti, ma la collezione è composta da ben 6 colorazioni differenti, più la Glimmer Light, ovvero la palette di illuminanti del brand. Allora, visti così, insomma, sembrano delle colorazioni molto accese, ma adesso entriamo nel dettaglio. La The Mystic Collection è appunto la nuova collezione di Nabla Cosmetics e, come dice il nome stesso, è una collezione dai toni e dalla performance mistica. Allora ragazzi, io appunto ho acquistato solamente queste 3 referenze, ma all'interno di queste referenze troviamo anche la nuova Dreamy 2 palette. Devo dire che è molto bella, però ragazze, ho veramente troppe palette, quindi ho deciso di chiudere appunto il 2019 senza l'acquisto di palette. E poi anche di 6 referenze dei nuovi Creamy Dreamy Lipstick più una pochette. Anche se ragazzi, nel 2020 abbiamo visto già Anastasia Beverly Hills che ha lanciato, a mio avviso, una palette veramente bella, insomma, per tutte le amanti del Barbie style, veramente molto bella. Allora, ma entriamo un po' nel dettaglio della collezione, perché questa sarà una sorta di video recensione e voglio un po' dirvi la mia. Allora, iniziamo dalla palette. Diciamo che la palette, quando è uscita, ragazze, non mi diceva nulla di che, perché comunque io adoro gli illuminanti di Mulac, di Too Faced, insomma, avevo anche parecchi illuminanti, però ho deciso comunque di provare la Glimmer Light perché il brand parlava appunto di una nuova formula specchiata, innovativa, e poi insomma queste colorazioni mi ispiravano. Quello che dice il brand appunto è che sono delle colorazioni adatte un po' a tutte le carnagioni, quindi adesso vi faccio un po' vedere. Al tatto le colorazioni sono veramente molto morbide e cremose, e questo è, come vedete, l'effetto è veramente molto trasparente perché sono appunto degli illuminanti, quindi non pensate che appunto siano dei blush ma degli illuminanti. Possono essere utilizzati su tutto il viso, quindi sugli occhi magari per ricreare un po' un punto luce, oppure possono essere anche applicati sopra un ombretto per potenziare, dare luminosità. Io per esempio è anche molto facile applicarli con le dita, e vi rilascia, diciamo, all'interno di queste colorazioni sono presenti queste micro perle riflettenti. Io in questo momento ho applicato Elixir, ovvero la colorazione, diciamo, sull'aranciato. Poi possono anche essere utilizzati come blush, nel senso come blush però molto light. Ad esempio, qui troviamo Supermoon, una sorta di baby pink, che può essere anche utilizzato come blush luminoso. Però secondo me, per chi ovviamente ha una carnagione più scura, Reborn, ecco, guardate anche come questa colorazione scura, ragazze, non è per niente strana al mio colorito, nel senso comunque non è pesante, ma dona luminosità. Allora ragazze, cosa dire nel complesso? È una palette sì molto bella, la texture comunque molto morbida e veramente molto luminosa perché contiene appunto realmente delle microperle. Però devo dirvi che per quanto riguarda l'utilizzo, io non l'ho utilizzata moltissimo, sinceramente, perché la mia carnagione è chiara, la mia pelle è con tendenza acneica. Cosa voglio dirvi, ragazze? Che specie per chi ha una pelle con tendenza acneica, gli illuminanti, quasi tutti gli illuminanti, purtroppo enfatizzano questo difetto, almeno è così per me. Quindi, per quanto riguarda l'utilizzo di blush, diciamo che non li utilizzo spesso come blush perché purtroppo mi evidenziano questa problematica. Per quanto riguarda l'utilizzo come ombretto, a me non piace, diciamo, l'effetto di queste perle, perché sono, per me ragazze,
me sono comunque delle perle un po' troppo, non lo so, non è adatta alla mia tipologia, alla mia idea di make-up. Poi una cosa che non ho capito, non so se riuscite a vedere ragazze dalla videocamera, praticamente non è stata bagnata la cialda, però si è creata appunto questa sorta di spessore di macchia che non so perché, praticamente. Ragazze, sicuramente non boccio il prodotto, perché per chi ha una bella pelle, per chi ha una carnagione magari un po' più scura, può essere una buona palette. Tra l'altro adesso è sconto, però per quanto mi riguarda non mi aspettavo qualcosa di più, quindi non è sicuramente la palette dei miei sogni, per cui la mia prima impressione era corretta. Diciamo che con questa palette non ci faccio niente, e per cui se vi piace Nabla, se volete provare un po' il tutto, potete anche acquistarla, però io non ho trovato queste grosse formulazioni. È molto luminosa, per carità, è molto carino il packaging, però personalmente diciamo do la sufficienza, perché comunque il prodotto è buono, ma personalmente io non la utilizzo. Passiamo invece ai Creamy Liquid Lipstick. Il brand ha lanciato appunto 6 nuove colorazioni, i Creamy Lipstick. Non sono dei rossetti liquidi dal finish matte, ma sono tra virgolette un mix tra un gloss ed una tinta a labbra. Il brand dice che le tinte sono molto confortevoli, ed effettivamente è così. Io tra l'altro in questo momento indosso Eve. Per quanto mi riguarda, un nude pescato, loro dicono con una punta di rosa, ragazze, ma per me è proprio un nude pescato. E il prodotto, perché me lo avete chiesto in direct, essendo comunque una tecnologia comunque nuova, sì, è confortevole, ma il prodotto non è no transfer, quindi vuol dire che si stampa, però per il resto ha un'ottima durata, perché comunque vi dura durante la giornata, ha un'ottima performance nel senso che non sborda, quindi comunque nonostante il prodotto sia molto confortevole, molto creamy perché è molto cremoso e molto morbido, devo dire che il prodotto non sborda assolutamente ed ha un'ottima durata. Adesso in diretta vi faccio vedere anche l'altra colorazione che è molto bella, ed io ho scelto My Rules. Questa qui è una colorazione dai toni un po' più accesi, dai toni appunto quasi nocciola, ma adesso vi faccio vedere un po' la resa. Questo è My Rules, appunto questa tonalità color malva, nocciola, scura ma non troppo. L'applicazione, ragazze, è veramente facile, non avete bisogno di una matita perché definisce perfettamente le labbra. Mi piace veramente moltissimo, anche se magari soffrite di labbra screpolate, quindi non potete mettere un rossetto liquido, questi ve li straconsiglio perché sono cremosi, hanno un effetto appunto rimpolpante, volumizzante, e poi hanno un'essenza alla menta che rinfresca le vostre labbra, quindi comunque è veramente molto piacevole. Tra l'altro questa colorazione è proprio My Rules, che in questo caso appunto io la vedo anche un po' più sui toni marsala, quindi comunque troviamo anche una punta di rosa, è indicata secondo me a tutte le carnagioni, quindi dalle più chiare, appunto dalle carnagioni un po' più chiare a quelle più scure, quindi su una carnagione diciamo un po' più scura, olivastra, la colorazione risulterà più nude. Per quanto riguarda appunto i Creamy Dreamy Lipstick, li promuovo a pieni voti, quindi se siete alla ricerca di un ibrido tra un rossetto liquido ed un gloss, ve li straconsiglio perché sono confortevoli, idratanti, volumizzanti. Certo, si stampano, quindi comunque dovete fare attenzione, ma non si stampano tra i capelli assolutamente, quindi non avete magari quella sensazione di appiccicoso, no, sono veramente confortevoli, quindi assolutamente 10 e lode. Quindi ragazzi, in definitiva, per quanto riguarda la Glimmer Light, non mi è piaciuta moltissimo, nel senso che personalmente, ripeto, questo è un mio parere personale, personalmente non mi ha stupita.
Quindi, insomma, se l'avete provata, fatemi sapere cosa ne pensate. Invece, per quanto riguarda i Dreamy Creamy Lipstick, mi sono piaciuti moltissimo. Avrei, o meglio, allargherei un po' il range delle colorazioni, perché vorrei, preferirei un nude un po' più rosato, perché dicono appunto che Eve è un nude rosato, però su di me non è rosato, ma è proprio nude. Però per il resto, insomma, non ho assolutamente nulla da dire in negativo. E niente, ragazze, con questo è tutto, ma non vi lascio prima di ricordarvi di seguire il giornale della bellezza.it. E noi ci vediamo presto in un prossimo video. Muah!